Quando si entra qui dentro ci sono sempre tante immagini che tornano alla mente, incontri, persone, emozioni belle e brutte, perché il Campo Coni è un pezzo di vita di ogni avellinese e non solo, e vederlo così desolato e abbandonato fa davvero male. Nelle scorse settimane le porte sono rimaste chiuse, colpa della neve e degli alberi caduti, ma è lo stato complessivo ad indignare. Con il delegato allo sport del comune di Avellino, Geppino Giacobbe, abbiamo fatto una passeggiata all'interno dell'impianto per capire, per avere risposte. Solo per sicurezza è stato chiuso, non abbiamo ancora messo a posto gli alberi perché lo facciamo dal 1° di febbraio, però la struttura è utilizzabile da tutti. Sono tante le problematiche da affrontare. Partiamo dalla tribuna che è alla nostra sinistra, tribuna i cui lavori sono stati finiti ma non è stata omologata, quindi non è utilizzabile. Diciamo che non è utilizzabile, ma è un problema più di certificazione che altro. La ditta non ha, no, tutti i documenti certificati non sono ancora pronti, ma non è un problema di agibilità perché la struttura è agibile perché è stata costruita da poco. Chi deve produrre questi documenti? È il comune che deve produrre insieme alla ditta che ha compiuto i lavori e insieme ai vigili del fuoco. Cominciamo a dare qualche scadenza ai cittadini. Ma io in verità pensavo che ci fossero già questi documenti. Io penso che nel giro di 15 giorni insomma, ci saranno. Qualche passo più in là ed ecco la tendostruttura, quest'anno non utilizzata dalle varie squadre di basket e calcio a 5. Infiltrazioni e spogliatoi inaccessibili hanno costretto tutti ad alzare bandiera bianca. Ma ora qualcosa sta lentamente cambiando. La tendostruttura, adesso sono stati avviati i lavori la settimana scorsa e quindi sarà utilizzabile, io spero, nel giro di 20 giorni, un mese massimo. Quello che serve dunque, secondo Giacobbe, è un restyling totale del Campo Coni, per il quale sarebbero però necessari almeno 300.000 euro. Per quanto riguarda invece tutto l'impianto del CONI, che è molto difficile riqualificare, è normale che ci vuole un investimento gravoso, maggiore. E allora di questo investimento noi stiamo cercando, poiché fino adesso non l'abbiamo potuto fare perché eravamo un comune deficitario, diciamo, non potevamo fare questi, non potevamo accendere i mutui, e adesso possiamo eventualmente pensare di accendere dei mutui. Oppure di presentare per l'università di un progetto di riqualificazione del Campo Coni. Il problema è che i fondi, anche De Luca qualche giorno fa ha lanciato l'allarme, non si comprende bene quanti sono per questa manifestazione. Ma la riqualificazione totale del Campo Coni certamente non può rientrare nei fondi delle università del 2019, anche perché la disciplina che sarà praticata sul Campo Coni è il tiro con l'arco, che non ha bisogno assolutamente della pista e a stento ha bisogno degli spogliatori. Il viaggio si chiude davanti agli spogliatoi senza acqua calda da oltre 3 mesi. Noi abbiamo pagato un consumo di circa 65.000 euro di gas. La legge prevede che chi utilizza l'impianto, soprattutto servizi, un servizio individuale, l'utente deve contribuire alla spesa. La spesa del 33-35%, non mi ricordo. E allora automaticamente è normale che noi non possiamo produrre tanta spesa senza avere un incasso. Da qui la decisione della giunta comunale di installare tornelli all'entrata e gettoni per le docce. Una cifra minima, si parla dai 15 ai 25 euro all'anno per l'ingresso al Campo Coni e 3 euro per 10 docce. Insomma. Allora, da un lato questo penalizza i cittadini perché devono pagare, fino ad ora era gratuito e saranno costretti a pagare, dall'altro? Dall'altro utilizzano un impianto che dovrebbe essere l'eccellenza di Avellino. E secondo lei diventerà l'eccellenza di Avellino visto che ora non lo è più? Io spero, però comunque diciamo che ancora adesso in queste condizioni è uno dei migliori campi dell'Italia meridionale. Essere d'accordo con questa affermazione di Giacobbe è molto difficile, la realtà non è come la si immagina ma come appare realmente.